Real Madrid per salvare la panchina a Lopetegui, il Barcellona per farlo affondare definitivamente. Non c'è storia. Nel primo tempo Jordi Alba cala il quinto assist della sua stagione, raccoglie Coutinho, 30 passaggi prima di questo gol, non si vedeva in un classico dal 2005-2006, e anche una sorta di omaggio. Ronaldo, che non veste più il bianco, gli ha messo anche il nero per darsi l'ennesima dimostrazione di onnipotenza. Sembra patire molto di Varane su Suarez, che si occupa della trasformazione. 2-0 per il Barça, spara anche il pistolero. Real Madrid no. Al minuto numero 50, Lucas Vázquez, entrato dalla panchina, va da Isco che mette in mezzo, balla la difesa del Barça, ne approfitta Marcelo che riapre il classico, terzo gol consecutivo per Marcelo. Il leader tecnico dei drammatici sono del Real Madrid, che però ha una grande reazione, e Modric al 56esimo. Modric, Real Madrid che non riesce a risorgere del tutto nella partita, e allora il Barcellona riprende il controllo. Sergi Roberto, Suarez di tacco, va a colpire il palo, mossa di Valverde che ha messo Semedo. Nel classico del Camp Nou converge Coutinho, serve Jordi Alba, gran girata del terzino sinistro, anche se questa definizione, in mezzo c'è Benzema, il cross di Lucas Vázquez, Benzema di testa, non inquadra lo specchio della porta, il palo Roberto aspetta il momento perfetto, va in mezzo Suarez di testa, fa 3-1 e scatena il delirio del Camp Nou. Doppietta di Madrid, anche Sergio Ramos si pianta e regala palla a Sergi Roberto, da Sergi Roberto a Suarez, scavetto dolce dolce per la tripletta di Luis Alberto Suarez, in assenza di Messi è lui il re del classico. Dembélé lo punta, riesce ad andargli via con una facilità impressionante, mette in mezzo di testa Vidal, battuto Courtois, manita blaugrana sul volto del Real Madrid, un Real Madrid che ha combattuto per la prima mezz'ora.